insomma, io ero fermo in mezzo al prato e cominciavano a posarsi sulla testa. Porca miseria, ho detto, qui c'è la regina. 2-3 chili di api avevo qui, era una goduria. Mi chiamo Carmelo Taratta e sono un apicoltore hobbistico e poi sono ispettore di zona. Il nido di api è fatta con la base sotto, che dove c'è la regina, mentre nel momento della fioritura noi aggiungiamo il melario. Cos'è? È un magazzino che loro portano il miele per l'inverno per loro. È melario perché c'è solo miele là. L'ape preferisce sempre le cose più dolci. Il castagno ha del tanino, è amarognolo e fa sì che l'ape si restia ad andare sul castagno. Però qui a Stabio c'è solo il castagno. Quando è scarso il tiglio, loro vanno per forza al castagno. Ecco. Quando si fa un miele misto, diciamo, di fiori di prato, flora alpina, quelle cose lì, c'è un sapore, sembra che tu mangi fiori, veramente speciale, guarda. La smielatura, il clou, diciamo, della stagione, la smielatura viene fatta in una centrifuga, è come la vendemmia, quando si porta a casa il raccolto dell'annata si ha questa soddisfazione di vedere, misurare se l'umidità è giusta, se è buono, quindi è veramente una festa, sì. Per tenerle bene le api faccio di tutto di più, perché anche adesso cerco di dimezzare per dar sì spazio alle api di muoversi. Come su Arogno ho messo un melario, che so che non fanno più a miele, però vivono anche loro meglio così, si vede.